poi vedremo cosa fa. Poi c'è un serbatoio che poi si caccia stuzzo in plastica, un diffusore di calma che abbiamo visto perché l'alimentazione deve essere sempre dal basso, un sifone troppo pieno, una valvola di flusso per se c'è il collegamento alla fognatura che può essere in pressione, un regolatore di portata, questo vabbè non è importante, che è un sistema che consente di sfiorare sempre un minimo di portata, cioè è uno sfioro, c'è cioè un galleggiante che praticamente regola l'altezza dello sfioro in maniera tale che un pochino d'acqua sfiori sempre, per avere un po' più di ricambio, però insomma non è anche questo nelle norme non l'abbiamo visto, quindi se non c'è non fa parte dei dispositivi diciamo di buona norma o sul tiro. C'è un gruppo di pompaggio e di pressurizzazione, cioè delle pompe, un misuratore di livello, che vabbè, ci può essere come non ci può essere, i giunti passaparete, perché quando io vado ad attraversare le pareti ci devo fare ci sono dei dispositivi di gomma e poi stringono il tubo, ma in realtà non ci passi poi animali, questa. E poi c'è un eventuale sistema di trattamento e potabilizzazione, che sarà o un'ultrafiltrazione e una filtrazione e una debatterizzazione. Quindi, primo esempio, cioè, proprio questa diciamo, dicevo ieri, l'entry level dei computer, l'entry level del, diciamo, del serbatoio, un filtro, un serbatoio senza troppo pieno perché vedremo perché, e lo utilizzo da un effettore, un metro e mezzo, questo costa poi centinaia di euro, il filtro costerà 50-60 euro, e quindi con 600-700 euro non si fa un serbatoio, se lo dico, un metro e mezzo. Il filtro come è fatto? In questa maniera c'è una reticella interna, c'è una ghiotta di raccolta e l'acqua viene deviata nel serbatoio. In questa maniera, se il serbatoio si riempie, lo vedremo. Questo è un altro tipo, questo è con l'innaffiatoio manuale, qui ci hanno messo una pompetta e si diventano a innaffiare. Questo è un altro tipo di filtro che ora vediamo come è fatto, un'altra forma costruttiva, è fatto in questa maniera, c'è una ghiotta dentro che c'è una grattugia diciamo, sopra che devia diciamo, le foglie dello sporco e sotto c'è una ghiotta che devia verso il serbatoio. Quando non lo voglio far funzionare perché il serbatoio non c'è, allora lo giro, vedete questo qui lo metto da parte di qua, giro, quindi l'acqua continua ad andare direttamente, non viene più deviata. Questo c'ha la bellezza, la facilità che una volta che è troppo pieno l'acqua non entra più dentro e il tubolare stesso mi fa da troppo pieno, non c'è da prevedere altro e l'acqua continua a scendere. Per fare un impianto a casa mia io ci sto pensando di farla, una cosa del genere, altro cosa costa nulla e quello del rubro qualcosa faccio, un piccolo giardino. Se invece faccio un impianto più strutturato devo prevedere l'ingresso, devo prevedere l'alimentazione dal basso, lo rivedremo altre volte, devo prevedere il troppo pieno, devo prevedere un filtro, che questo è un tipo di filtro dentro il serbatoio perché così la botola del serbatoio mi dà accesso anche al filtro, non c'ho bisogno di altri pozzetti, è tutto insieme, però quel tipo di filtro, ecco questo filtro qua che abbiamo visto va fino a 100 metri quadri di superficie, questo dentro arriva fino a 300 metri quadri, 350, poi oltre ci sono altri tipi di filtro, poi ci vuole l'antiriflusso e ci vuole il sifone e l'antiriflusso, quindi diciamo le differenze, o faccio una cosa brutale così, filtretto e via, un serbatoio esterno o anche interrato e via, oppure faccio una cosa più strutturata e quindi nel secondo caso il filtro va anche di comando? Sì, c'è anche un filmato, praticamente si apre questo, si scoperchia questo qui e si pulisce. Oppure ci sono dei sistemi che utilizzando la stessa acqua di pioggia, tanto c'è la pompa, cioè c'è un controlavaggio, però si vedrà. Sì. Questo invece è l'impianto diciamo, di uno di lusso che si può fare una cosa per bene. Filtro da più di 300 metri quadri, perché è un filtro di tipo diverso, alimentazione dal basso, presa galleggiante, cioè presa la pompa, alimentazione, la rete di alimentazione delle acque non potabili, verde, quindi va alla lavatrice sempre punto interrogativo per noi, però ho l'irrigazione, questo è l'integro del
l'acqua, diciamo, potabile, qui c'è un piatto che potrebbe essere anche un piatto di trattamento, potrebbe, diciamo, quindi l'acqua entra di qua, la parte pulita va dentro, la parte sporca va via con la frattura. Qui c'è il troppo pieno col sifone, un sifone integrato al troppo pieno, quindi questo è un piatto serbatoio di calcestruzzo oppure in plastica. Ecco, prima fase, filtrazione, e diciamo, leggiamo insieme il cerchino, insomma. Quindi la prima fase, diciamo, questa è un po' come la filtrazione, avete visto, cioè bisogna fare così, così, e questo è l'acqua piovana, va fatta così, per avere l'acqua piovana di caratteristiche migliori che si può. Quindi filtrazione, diciamo, delle voglie, Seconda fase, il diffusore dal basso, perché questo aiuta anche una certa circolazione e ossigenazione dell'acqua, perché evita cattivi odori, oltre a far sì che non smuovo e che quindi la parte bassa mi sedimenta e non mi interferisce con l'acqua buona. Terza fase, il sifone di sfioro. Quarta fase, la presa galleggiante, come abbiamo visto, con la palla. Deve tenere quella succhiruola, diciamo, metallica a meno 10 cm sotto a livello. Questi sono altri tipi di filtri, sempre per superfici piccole, con altre tipologie, perché questo invece di andare via, diciamo, lungo la fognatura, questo lo vedo proprio, la levo anche dalla fogna, diciamo, questo tiene pulita anche la fogna. Però ci vuole un secchiello, una carretta, qualcosa sotto per raccattare questa roba che oppure faccio sporco in terra e con l'eosa. E questo sono altri tipi di filtri, sempre per superfici piccole. Questo è un altro tipo di filtro di deviazione, c'ha praticamente mezzo tubo sotto pieno, mezzo tubo sopra con una griglia, quindi l'acqua viene filtrata, prende il mezzo tubo di sotto e va verso il serbatoio, oppure, diciamo, lo sporco scavalla la griglia e passa di sotto. Quando non voglio più deviare, giro questo e praticamente metto la parte opaca verso l'acqua e quindi l'acqua prosegue tutto più viale, non viene deviata. Se io ho da smontare il serbatoio, non so se è un rubinetto sul più viale. Questo è un altro tipo, sempre si sono sbizzarriti, ci sono. Questo è il tipo di filtro, uno dei due tipi di filtri che abbiamo visto prima. Questo è un filtro che addirittura, questo dice che ruota senza motore, con l'acqua stessa fa ruotare questo sistema. Questo è il controlavaggio, sempre con l'acqua, diciamo. E questo qui va via lo sporco e l'acqua invece pulita casca dentro il filtro. Bene. Questo invece è il tipo statico, mi piace molto di più, e c'ha questa grattugia che fa da filtro. E una ruota di deviazione e l'acqua passa sempre. Questo naturalmente massimo 300-350 metri quadri massimo di superficie aperta. Se vado oltre ci vuole questo tipo di, vedete, per aria sopra i 300 metri quadri ci vuole un filtro tipo questo, che è fatto in questa maniera, con la prolunga, questo è da interno, con da montaggio sul serbatoio, ma insomma ci vogliono delle staffe, ci vogliono delle... Tra l'altro l'ho fatto apposta per essere montato direttamente sul tubo, cioè la valvola a tre piedi. Questo invece c'è una prolunga tipicamente da interno, con la prolunga perché se lo vado a mettere più interrato. Come è fatto? Qui c'è la situazione che arriva, c'è uno sfioratore, c'è quella grattugia che al solito che filtra, dallo sporco va via, la parte pulita va via, va persa. Io dico che grattugia in Toscano è la grattugia per il formaggio, insomma, per capirsi. Comunque è una grattugia, di fatto, un acciaio ossidato. Per superfici maggiori si raddoppia la grattugia, come se ne mettono di meno, la dilatano. Quindi si va fino a 850 metri quadri, ce n'è una di qua e una di là, c'è un doppio sfioro. Per superfici ancora maggiori si allunga, cioè si raddoppia, si allunga. Fino, io l'ho vista anche, non ce l'ho messa, ma c'è anche a 4. Cioè ci sono l'acqua in qualche modo nelle parti di mare incerto, c'è uno sfioro, uno di qua, uno davanti e uno dietro. C'è un diffusore per aumentare, capannone,
questa è come funziona, siamo al solito. Questo discorso. Non l'ho tradotto, ma altre figure sono. Questo è il diffusore esitoso, questo è un tipo, ci sono anche altri tipi, a 4 vie, ognuno poi dice il suo è meglio di quell'altro. Questo è lo sfioratore, troppo pieno, che può essere in abbinamento al filtro oppure per conto suo. Se metto il filtro a 300 metri quadri, la volete questo. Se invece metto quello a 3 vie, qui c'è l'ingresso per poi andare via. Quello invece è un sifone singolo, questo è il doppio perché aumenta diciamo, la lunghezza di sfioro, ma che è finalizzata a portare via cioè questo ha la funzione di portare via i pollini del proiettile, la roba che galleggia, così come quello è fatta apposta perché c'ha questa forma, perché aumenta la superficie, diciamo, di richiamo di questa. Questa è la presa a palla, gonfiata, che sostiene questo dispositivo qui, che porta il tubo, un tubetto da piccolino, perché il portato sono 25, da 25-32 mm, un pollice più o meno. Questa è la succhiarola in metallo, la sospesa, quindi l'acqua viene presa a mezz'acqua. Ora qui ci sono anche altri link. Anche su questo ci dovreste avere, no, dobbiamo uscire, ecco, questi sono altre marche di filtro, ma il concetto è sempre lo stesso, un canestro, questo è facilmente diciamo manutenzionabile, perché c'è questa maniglia, uno apre qui e tira fuori il cestello, lo pulisce. Questo è un altro, uguale, lo stesso, c'è anche un filmato su questo. C'è un cestello, c'è un coperchio trasparente, quindi io lo vedo se sono gli altri filtri che abbiamo visto. Vabbè, un serbatoio, può essere anche un serbatoio di forme integrato, diciamo, col prospetto, sono altri tipologie di filtri. Ce n'è un tipo solo, può essere interessante. Questo è un filtro di quelli a superficie maggiore di 200 animali che viene montato dentro, però insomma c'è bisogno di un po' di staff di fissaggio, questo è il regolatore di portata, si diceva, vedete, questo qui, questo è il regolatore di portata, si diceva, cioè questa galleggiante praticamente mi fa, mi regola lo sfioratore in maniera tale che anche se è basso sfiora sempre un pochino, poi d'acqua va sempre via. Ma non è prescritto nelle norme. Questo è quel filtro che abbiamo visto, montato al centro del serbatoio. Solo che queste sono in italiano, l'avevo trovato prima, ma ho trovato le altre carine in inglese, ma già il PowerPoint l'ho preso via. Questo è un altro tipo di filtro. C'è un tipo interessante a risalto, penso sia italiano, previsto. Questo è sempre il filtro a cestello. Questo è quel tipo, vedete, c'è il coperchio trasparente. Questo è un filtro risalto, cioè l'hanno, penso sia fatto in Italia, perché il risalto di bidone, cioè di idraulica, noi siamo abbastanza integrati, praticamente sfrutta una capacità, c'è questa forma particolare. C'è questa griglia, ma quando la portata aumenta praticamente continua a filtrare, ma questo risalto genera una corrente e porta via lo sporco, finisce, no, non succede mai, c'è bisogno di fare il controlavaggio, questo è autocubente, dicono loro. Naturalmente c'è una valvola antiriflusso a valle, questa è la griglia, qui fanno vedere che c'è anche il sistema di pulizia sotto, ma insomma. Diciamo, per il tipo di funzionamento dovrebbe essere autocubente, e qui fa vedere che in questi impianti è bene prevedere anche ci sono dei dispositivi anti-top, che può essere il veicolo di...
sono filtri di maggiori dimensioni per capare noi. Questo è quanto. Poi, ecco, questo volevo far vedere questo è il sistema che vi dicevo di deviazione di acqua di alloggio. Questo è un sistema ingegnoso, ma è usato più che altro in America. Quasi un fai da te, no? Questo è impregnato qui, l'acqua viene mandata in questa maniera. Normalmente l'acqua va qua. Questo è un cestello di capacità nota che in parte scarica, quindi ci mette un po' di più a riempirsi. Quando questo è pieno, questo si abbassa, tramite questa rullo questo si alza e l'acqua viene deviata verso un deviatore. Quindi è un deviatore di prima pioggia. Cioè, fino a che non piove e ha riempito questo secchio, l'acqua il serbatoio si riempie. Questo io l'ho visto usato, che ne so, nel deserto dell'Arizona, diciamo, nelle tempeste di vento, il tetto gli si riempie di sabbia, ma serve più che altro per tenere pulito il serbatoio, se no ogni 3x2 lo devono curare. Mentre c'è cioè, questo è più ingegnoso, però di capacità minima, c'è una palla dentro. Quando questo si riempie la palla d'acqua e l'acqua va via, qui c'è la. Però questo è, saranno 10 litri, 20 litri, quindi 20 litri, perché quanti metri quadri, niente, cioè, però qualcosa li fa anche qui. Ci sono più fanciulli, li fanno, si vedranno anche, si fanno, si allargano, quindi si fa il culo più grosso. Questo è il tipo qui, più allargato, più grosso. Oppure si vedrà un altro che ce l'ha messo in 2 o 3 in serie per aumentare la capacità. Però non è richiesto, è un dispositivo, c'è, sappiamo che c'è, non è richiesto, se lo volete installare può essere un'idea per tenere pulito il serbatoio più che altro. Poi vediamo i serbatoi, insomma penso ai serbatoi, cioè, le fogge, tutte le fogge possibili e immaginabili, l'importante è che sia certificato. Per interno meglio sarebbe a Nordlin, in maniera tale sapete aderisce a un protocollo diciamo di realizzazione e dà una certa garanzia di funzionalità. Questi sono i diffusori, li abbiamo già visti, questo è un tipo standard, questo è un tipo a 4, cioè entra l'acqua di lì e poi c'ha 4 uscite. Ce ne sono. Ognuno qui si è inventato un po' il suo brevetto, il suo. Questa è la valvola di flusso, che sapete tutti come è fatta. È una valvola normale, si usa anche sulle fognature normalmente indipendentemente dall'acqua di pioggia. Cioè, dentro c'è una ciabatta che quando c'è la possibilità che possa esserci il ritorno, ve la chiude con uno sportellino di ispezione. Con queste qui che si smontano, si apre e si può manutenzionare. Quindi abbiamo visto queste sono altre cose, ma direi ce lo avete i file, insomma. Ora facciamo una carrellata lì, ecco, posso riprendere la presentazione. Questa è una carrellata di esempi, dal serbatoio diciamo esterno, brutale, zincato così e via, a un serbatoio più normale, con il rubinetto, col filtro sempre che si riempie senza troppo pieno. Un serbatoio gonfiabile, questo ovviamente non costa niente, basta avere un telo a terra per salvaguardare quel serbatoio dalle rotture perché si fora o nulla. Io l'ho visto usare in ambiente militare anche questo, nei campi, diciamo, in Afghanistan, diciamo questi sistemi. E l'ho usato, penso che tanti l'hanno usato di voi per favorare. Cioè questi si chiudono per fare un lato statico, no? Questo è un impiego che viene salsicciotti anche a fine. Questo è un altro filtro che ha la bellezza che non c'è da fare il doppio taglio, basta fare una tazza, un foro, si infila dentro il sistema lì che è deformabile e poi la griglia è fuori. Vabbè, è un altro tipo diciamo, di prima generazione. Questa è sempre altre creazioni di salsicciotti, doppio o quadruplo addirittura in un capannone, magari da noi sarebbe tendenza permettendo. Questo è sempre il salsicciotto senza troppo pieno, io lo farei proprio così, brutale,
quinto, quinto dopo piede, sono 18, questo è un rubinetto, basta, questo porta niente e dà comunque risultato. Queste sono altre installazioni, poi addirittura danno anche il kit con la pompa e tutto, si trovano a commercio. Oppure serbatoi integrati, no? Addirittura qui con il serbatoio integrato con la lettura in... Ecco, quello è il first flash di verde, ne ha messi tre per aumentare la velocità, no? Diciamo di deviazione. E quello è un serbatoio proprio più brutale di questo, cioè questo però un serbatoio fatto con i sacchi di, quasi di spazzatura con quel telaio esterno, costa veramente poco. Questa è un'altra installazione però americana, per farvi vedere, non è a norma di, perché c'è un ingresso dall'alto, c'è un'uscita dal basso, tutto un... c'ha il first flash di dimensioni ragguardevoli, sempre che ci hanno detto abbastanza, poi c'è le pompe. Però questa non risponde alle norme, l'ho messo come esempio per dire, c'ha un altro concetto, la presa viene fatta da questi fori intermedi, fa quelle palle, però diciamo, non c'ha l'arrivo diciamo, con la calma, come si fa in Europa. E la guardia idraulica, l'antiriflusso è fatta con questo diciamo, sifone. Allora, c'ha gli stessi concetti, ma sviluppati in un'altra forma. Questi sono altri tipi di serbatoi. E si arriva fino al serbatoio, questo qui più grosso, che ha la parte verde, che è l'acqua bruta, poi c'è un impianto schematizzato di trattamento, e poi c'è l'acqua celeste che è l'acqua trattata e poi va all'utilizzo. Poi questi sono altri tipi di griglia, ci sono anche griglie da grondaia per evitare o griglie diciamo, da mettere immediatamente prima dell'ingresso del fluviale, però insomma questa di difficile manutenzionabilità è sempre per se c'è un tetto basso, no? Su cinto, poi a barriera antiratta. Ecco, questi sono i pittogrammi, la norma 1 prevede di mettere questi cartelli con queste dimensioni standard e questo cartello standard con questo pittogramma turbinetto è... oppure la norma D è quest'altro, se sono simili. Ovviamente nelle aree turistiche, per esempio, vedremo un progetto di riutilizzo dell'acqua del depuratore un campeggio vanno messi in multilingue, cioè in Italia sì, va bene il pittogramma, insomma io ce lo scrivo in 4-5 lingue come minimo. Poi questo va bene, ci ho messo delle istruzioni per i serbatoi di posa del polietilene, ricordandosi che il serbatoio del polietilene per esperienza personale bisogna sempre stare attenti dove c'è da farlo, perché specialmente serbatoi come questi che si possono vuotare completamente. Io l'ho visti tanti, non solo sollevare, ma implodono, cioè proprio si schiacciano tutti. Quindi, vabbè, vanno posati, io vi inviterei sempre a richiedere la marcatura a norma di perché sennò loro ti dicono, sì, metti una pompa accanto, dreni, porti via la palla, sì, poi vai a spiegare al cliente, deve spendere di pompa, di manutenzione, e poi se si passa la pompa e si rompe. Quindi, questo è, lo dicono anche loro, poi nella modalità di posa che va posato sempre sul fondo piano, va posato mezzo pieno se non tutto pieno, va riempito quando è pieno il serbatoio, perché sennò sempre per metà, la cosa migliore, lo dicono anche loro, è riempirlo di cemento, cioè lateralmente invece di terra, fargli proprio un oggetto, magari ha chiuso alleggerito e magari vincolandolo perché sennò si solleva galleggia, cioè va prima vincolato al terreno e poi gettato piano piano per andare a evitare che si solleva. Quindi a quel punto uno fa di calcestru, insomma qua è una scelta nuova, insomma quello che volevo farvi vedere, ecco, anche in questo vedete qui si vede il serbatoio, c'ha queste pretelle e le zavorre laterali, perché qui c'è il falda. Qui ci sono quei due elementi, calcestruzzo, sono le zavorre che si sollevano, lo si vota, questo lo sputa. Lo sputa sempre che resista e non si imploda.
A questo punto il dimensionamento. Dimensionamento, io ho messo dentro dei fogli di calcolo elettronico che ho trovato in giro, dove ci sono qui dentro. Vabbè, qui comunque c'è un file, c'è un file in Excel dove si possono mettere dentro le altre se porta al dimensionamento. Ce ne sono due, uno è questo programma video come normativo, e un altro file che è di un comune che è un dimensionamento brutale, 40 metri cubi, cioè un metro cubo di 40 metri quadri di superficie coperta e un metro cubo di 120 metri quadri di giardino. E questo è l'esempio invece di calcolo che ripercorre un po' la normativa. Cioè, come si fa? Si considera la superficie, diciamo, in proiezione orizzontale, quindi anche se c'ha questa forma, si considera sempre l'impronta orizzontale. Si considera il coefficiente del flusso, si fa quel calcolo, la por Q uguale coefficiente del flusso per velocità per area. Poi si fa una stima dei consumi, e questi sono tutti i valori che sono della normativa, avete visto 40, 30, gli stessi valori che c'erano sulla norma 1. Quindi si arriva. Più a questi si sommano 300 litri al metro quadro per l'irrigazione dei giardini, quindi si determina un fabbisogno, diciamo, di anno, che sono il numero di abitanti per la dotazione per 365. Quindi lui dice il volume minimo tra i due valori per FP, dove FP è pari al valore che in Germania 21 giorni di pioggia sono circa il 6%. In questo caso invece si fa una valutazione del numero di giorni considerati. Per ottenere il volume ottimale, questo volume che è ottenuto del prodotto tra il minimo fra Q e R per il coefficiente FP, che sono i giorni di pioggia, si moltiplica per un ulteriore coefficiente di sicurezza che qui consigliano 1,5, 1,5 sembra un po' alto, 1,3, 1,5, 1,2, un coefficiente di sicurezza che vi mette un po' al vento. Quindi, praticamente, questo è l'esempio, dice, supponiamo di avere una abitazione di 275 metri quadri coperta, un'area a 20 pertinenze e 50 metri quadri, adibita a 4 persone, 2 adulti e 2 minori, quindi comune di Bari. Quindi praticamente lui stima praticamente 40 di abitanti per 4 abitanti, 15 di lavatrici sempre per 4, 2 per le pulizie sempre per 4, per tenere 65, alla fine arriva 83 metri cubi di consumo. Faccio l'utenza dell'irrigazione media 300 litri per 50 metri, sono altri 15 metri cubi, totale 98, circa 98 metri cubi di consumo anno. Poi vado a vedere la serie storica, il totale di Torino a Serne, vado a vedere di durata trentennale, vabbè, quello che avete, questi ciò alla fine, lui vede, ha 29 giorni di tempo secco, perché i due posti sono due. Quindi 20 in agosto, e quindi per cui stima 29 giorni di posto. Quindi formula Q è uguale al minore delle due, scusa, questa è la probabilità, 0 del coefficiente del flusso per la piovosità media, che è 516, per 275, che sono i metri quadri dell'apertura, e stima 99.000. Quindi di là c'è 98, prendo 98, il minore delle due, come abbiamo visto, e quindi il volume è coefficiente di sicurezza, che è 1,5 in questo caso, per 98, per 29 giorni su 365, gli viene un volume di 12 metri. Se avesse applicato un coefficiente di sicurezza di 1, gli veniva 8.000. Quindi questo è il calcolo analitico che va fatto. È un calcolo brutale, parlavo con qualcuno di voi. Quando si fa un calcolo di una diga, non si fa questi altri, si fa un calcolo più sofisticata. Questo è un calcolo, diciamo, come si può dire, non brutale, ideale, è un calcolo sì, schematizzato, ma comunque è la base che viene consigliato da un altro. Ok? Quindi prendiamo dalla presentazione.
questi sono grafici che servono a capire poi come vengono fuori i grafici invece della Uni. Abbiamo visto che sono, cioè praticamente se io vado a ottimizzare il serbatoio, cioè io dico ma va bene, io ho calcolato comunque il metodo brutale, mi viene 6 metri cubi di serbatoio, 8 metri cubi di serbatoio, ma questo serbatoio come mi soddisfa, in che percentuale mi soddisfa, diciamo, la piovosità che io ho, perché in quel caso quello di vincolato, per rispondere anche a uno di voi, il vincolante era il consumo, no? Però c'ho una disponibilità superiore, 99 metri cubi contro 98, ce ne dovrei avere di più di metri cubi, no? Disponibili. Quindi come posso fare ad andare a recuperare anche 2 metri cubi lì nel tempo? E questo mi dà, hanno fatto delle simulazioni sulle piovosità registrate negli anni, cioè in 30 anni, in un posto, hanno preso un po', andrebbe fatto posto per posto, ma insomma sono indicative, se sono fatte in Germania si possono. E hanno visto che in base alla superficie del tetto, in base al volume, ci sono quelle percentuali di soddisfacimento. Quindi un volume, diciamo, su 150 metri quadri, con un consumo di 150 litri al giorno, che è l'intermedio tra questi due, se io prendo questo, 6 metri cubi, ho quasi il 100%, sono tranquillo e prendo quasi tutta l'acqua della piovosità che ho registrato negli anni. Se invece consumo un po' di più, con 6 metri cubi, su 150 metri quadri, diminuisce. Se consumo ancora di più, con 6 metri cubi mi si abbassa. Non riesco perché consumo, non riesco poi a. Sono delle considerazioni che hanno fatto, simulazioni, per vedere come si ottimizza il volume del settore. E questo è un altro tipo di grafico che mi dice appunto in base ai litri al metro quadro che io accumulo la percentuale di soddisfacimento che ottengo. Diciamo, siamo in questa zona qui, siamo su, diciamo, i grafici della Uni tengono conto di un 80%, penso, di soddisfacimento. E questo è quello che vi dicevo, cioè se io prendo 6 metri cubi di stoccaggio, io questa acqua qui la prendo tutta, e questa la sfioro, perché quando è pieno, in un evento, se la sfioro. Se io aggiungo questi 6 metri cubi, aumento altri 9 metri cubi e mezzo, e chiaramente accumula anche questa e devo sfiorare un numero, però devo fare il serbatoio a 15 metri cubi. Ecco, queste cose l'hanno fatto su una platea, diciamo, di registrazioni di 2 metri, che abbiamo visto come le abbiamo fatte su 30 anni, e fanno queste simulazioni, erano simulazioni di ottimizzazione, analisi di sensitività si chiama. Vabbè, questo è appunto, fa vedere che con 150 metri quadri di copertura, 4 abitanti a 160 litri al giorno, se io ho 6 metri cubi ce la devo aggiungere 15 metri cubi per avere nel periodo 76-87 osservazioni il 98% di efficienza. Oppure, quindi, però si va a volumi non facilmente raggiungibili. Quindi ci si contenta magari con questo qui arrivo al 98, con questo arrivo al 70, vabbè, e diciamo, noi siamo ingegneri, il 70% ci va bene, perché è economico. L'efficienza di soddisfacimento dei fabbisogni? No, l'efficienza di soddisfacimento delle disponibilità. Cioè di uso, tutto quello che posso. Cioè arrivato al 100% avrei recuperato tutta l'acqua. Tutta l'acqua, cioè. Se poi non la uso, non posso non usare, altrimenti non la recupero per la dopo. Esatto. Questa è una triste, quando non ho la fognatura, me ne parlava anche un vostro collega che ha fatto un impianto del genere, cioè quando non ho la fognatura si va a una situazione, cioè troppo pieno, questa è una situazione normale, però questo è un impianto da cuore, troppo pieno, se non c'ho la fogna, ovviamente io lo allontanerei un po' di più dal serbatoio, perché insomma andassi proprio a portare la falda in casa, però insomma si può fare un impianto di spezzone. Questi sono i grafici lunghi, abbiamo visto 4 abitanti, 8 abitanti, semplicissimi da usare, entro con la superficie del tetto, 900 mm e mi dà il serbatoio direttamente. Qui invece 8 abitanti, magari c'è una biglietta più grossa, 900 mm e mi dà il serbatoio, sono facilissimi da usare. Riassumendo, o faccio un dimensionamento brutale,
un metro cubo ogni 40 metri quadri di copertura, un metro cubo ogni 120 metri quadri di giardino, perché questo è uno standard che usano certi comuni, e uno di questi ce l'avete nei file che ho preparato, oppure uso i grafici uni, oppure faccio il conto, ripetiamo, Q, Fi per A, R più l'irrigazione, il minore di 2, l'FB, che è il giro di secchi di 1.365, quindi il volume per il coefficiente di sicurezza, quindi il totale, cosa, di cosa funziona, la profondità media che devo avere, il tipo di copertura che devo sapere, dei metri quadri di copertura, dei consumi medi, del numero di giorni secchi e del coefficiente di sicurezza che abbiamo. Questi sono i parametri. A questo punto, modalità per il futuro, trattamento e manutenzione, cioè abbiamo detto, ci siamo ricordati prima, è un'acqua dolce, è un'acqua che ha un po' di troviare dentro, ma poca roba. Questo è un decreto che nel 2012 finalmente il Ministero della Salute e della Sanità ha fatto per fare tavola rasa di tutti i ciarlatani che ci sono in questo settore, nel settore della depurazione delle acque domestiche, che vi vendevano quello che faceva il massimo, cioè, e c'era di tutto. Io ho visto vendere prodotti russi con magneti verdi, cioè cose assurde che garantivano questa cosa. Il Ministero ha fatto chiarezza, ha detto i sistemi di trattamento dell'acqua per uso umano sono questi, e per ognuno, e non ho messo anche questo, ce l'avete per intero, c'è una linea guida, e per ognuno di questi mi dice come devono essere fatti, cosa fanno, cosa non fanno. Cos'è che mi aspetto io di trovare in un trattamento dell'acqua piovana? Mi troverò un filtro, un carbone attivo tutto a più, non certo delle resine a scambio ioni, perché non c'è da scambiare gli ioni, non ci sono i sali, non c'è niente sui sciolti. Quindi chi mi propone una resina a scambio ioni sull'acqua di pioggia non c'ha capito. Quindi filtri meccanici, carbone attivi o un'azione antibatteria. E ora capiremo anche perché, come dimensionamento, diciamo. Questi sono i tre trattamenti che posso fare per potabilizzare l'acqua, diciamo, piovana, per trattare, potabilizzare, migliorare, chiamiamola. Però, diciamo, questo vale per l'acqua potabile, quindi se io faccio questo diventa di fatto potabile. Poi che lo sia formalmente, perché è autorizzata dalla USL, è un altro discorso. In casa mia nessuno riviene a controllare, però se lo dovessi fare per una comunità o per me, devo fare un percorso condiviso con la USL e devo fare un anno di osservazione, e poi mi danno un giudizio e mi autorizzano, carta bollata, mi danno un monitoraggio a valle da fare, un automonitoraggio che devo osservare ogni 8 mesi devo fare, e quindi c'è una procedura da seguire. Però queste sono cose, diciamo, per capire cosa mi aspetto della filtrazione e come funziona la filtrazione. Questo, io ho fatto una scala a scendere delle dimensioni. Qui siamo su 10 millesimi di millimetri, 10 a meno 4 metri. Di queste dimensioni, qui siamo sulle dimensioni del visibile, cioè della torbidità. Quando io vedo l'acqua torbida, opalescente, cioè siamo su queste dimensioni. Cioè siamo sul 10 millesimo, cioè roba un capello. Il capello è questo, un capello. Questo non sapevo, un ovulo di umano, un ovulo diciamo umano è di dimensioni molto piccole, non sapevo neanche io. E questa è la cosa più piccola del visibile, a occhio nudo, né che te. Quindi, quando c'è l'opalescenza so che sono in questa fascia di, diciamo, di dimensioni di particelle dentro l'acqua. Capelli, o quello è sabbia fine. Sono 10 o 100 micro, quindi già si comincia a sentire i filtri, avete sentito lì, si misurano i micro sono questi, quindi io quando filtro a 100 micro elimino questa roba, sotto 100 micro elimino questa roba. Allora, 100 micro sono 10 micro. Come? Con 100 micro è un decimo di micro. No, decimo di metro, cioè non è decimo di metro. Sì, allora, 10 alla meno 4. Sì, ma non è decimo millesimo di millimetro, sempre di metro. Sì, non è più, decimo millesimo di metro. Comunque sono 100 micro. 100 se io scendo in dimensione, vado al 100 millesimo di, diciamo, a 1 10 micro,
praticamente vado nella direzione dei batteri, Escherichia coli, quelle argilla, oppure dei cromosomi, però l'acqua è ancora da venire, cioè è ancora più piccola. Quindi, diciamo, ricordandosi un po' l'infiltrazione a sabbia dei pozzi, diciamo, degli anziani, i filtri a sabbia lavorano tra i 20 e i 50 meno. Quindi, diciamo, cosa fanno? Levano il visibile, quindi l'acqua diventa chiara, ma non levano l'invisibile, nel senso, i batteri ci sta che ci siano. Si può migliorare la filtrazione a sabbia con dei flocculanti, cioè io, siccome la sabbia non riesce a filtrare più di queste dimensioni, io faccio ingrandire le particelle, cioè agglomero prima le particelle o i batteri con dei flocculanti, cioè del materiale che floccula, cioè fa dei fiocchi, quindi fa agglomero e poi la filtro. È una procedura che si fa negli impianti. Sicuramente qui ci avrete un dosaggio di polielettrolita e poi una filtrazione su sabbia, se ci avete l'acqua del Po. Posso scendere usando il diatomè. Il diatomè è la farina fossile. Il diatomè o il zeolitio, la seconda, perché il diatomè è posta. La farina fossile cos'è? Microscopicamente sono già delle particelle piccole, quindi è sabbia molto sottile. Farina fossile si chiama, perché è fossile, sono delle alghe, che però hanno questi microfori, cioè riescono a intrappolare il materiale anche attraverso questi fori, cioè sono microforati proprio all'interno. E quindi posso andare a scendere a 2-5 micron. Infatti degli acquari, chi c'ha di voi, nessuno c'ha l'acquario di voi, ci sono i filtri a farina fossile, cioè ci sono i filtri per trattare l'acqua per l'acquario. Ora si usano anche gli zeoliti, che è la stessa cosa, però è di origine vulcanica, roccia, costano molto meno, è una roccia, sabbia di zeolite, è una roccia vulcanica che anche quella è microforata come le diatomee, costano molto meno. La differenza tra i due è che la sabbia si può rigenerare, cioè se c'è un controlavaggio si rigenera. Il diatomè mi conferma che c'è, una volta soldato si prende e si butta via, perché si infilma, non si ovolizzo lì. Andando avanti, qui siamo sul milionesimo, sempre un micrometro, siamo sulla dimensione del virus, ma l'acqua c'è sempre da arrivare. Quindi siamo nel campo dell'ultrafiltrazione, c'è un transistor, ci sono i virus, ci sono, questa è l'elica del DNA. Quella laggiù è la lunghezza d'onda dell'ultravioletto, per avere un'idea, quella che si vede. Quindi siamo sul micro. Sul decimillionesimo siamo a 0,1 micro, qui siamo nel campo della microfiltrazione, della ultrafiltrazione o dell'assorbimento su carbone attivo. E poi parleremo dell'assorbimento, cosa è, cosa. Qui, diciamo, fino a prima siamo sul microscopio, qui siamo già sul microscopio elettronico abbondante, anche avendoci un ausilio non si vede se non c'è un ausilio elettrico, non ottico. Qui siamo al miliardesimo, quindi a 0,01 micro, che siamo a un nanometro, quindi è 10 a meno 9. Qui siamo nelle particelle del glucosio, dei lipidi, però l'acqua è ancora più piccola. L'acqua siamo intorno a 10 alla meno 10, ecco, l'acqua è 10 miliardesimo. E qui si capisce allora, ora sono sulla nanodifrazione o sull'osmosi inversa. Lo sposo inverso è l'ultimo stadio, passa solo l'acqua e tutto il resto resta dentro. Non so se è stato chiaro. Questo è riassunto poi in una tabella, cioè vedete, che è estratta da quelle linee guida che abbiamo visto, che fanno chiarezza di tutti i trattamenti. In alto ci avete le dimensioni, si parte da 150 fino a 300 micro, quindi qui siamo nel campo della sabbia, alghe, quindi io mi aspetto, poi siamo i batteri, 10.005, fino ad arrivare ai sali, agli ioni, così qui passa solamente l'acqua, da qui in poi passa solamente l'acqua. E qui posso regolare, chiaramente l'osmosi, diciamo, la posso regolare lasciandogli un po' di sale, per togliere di tutti, poi faccio l'acqua distillata, non fa neanche bene. Un'altra cosa che si vede è che se io mi metto il filtro tutto e ho finito, no?
perché se io metto uno sguasi inverso e basta, se non c'ho il giorno dopo è la butteria. Perché? Perché questa ferma tutto e il giorno dopo la butteria. Anche lo sguasi inverso, ma chi ce l'ha di voi, c'è qualcuno all'impianto, diciamo, trattamenti, c'ha una prefiltrazione, quindi tolgo questa roba, poi c'ho una filtrazione magari più fine, poi c'ho i carboni attivi e poi c'ho lo smosi. Perché devo fare una filtrazione selettiva, perché se no mi si va a intasare tutto nell'ultimo più piccolo. Queste sono le dimensioni dell'acqua, che sono 95 picometri, per avere un'idea, queste sono micro e nano filtrazione, l'acqua è qui, insomma, è più bassa. L'acqua è quella dimensione. Quindi un impianto di potabilizzazione di acqua finalmente potabile e acqua piovana, come è fatto? Ci sarà una pompa, ci sarà un serbatoio dove di accumulo, perché ci vuole, perché la pompa è un po'. Ci sarà una pompa che va a un primo filtro, un filtro a carbone, che capiremo perché, e poi c'è una disinfezione a raggi ultravioletti, in questo caso qui c'è una sonda, vediamo cosa serve, e poi va a un altro serbatoio che può essere usata prima, acqua bruta e acqua trattata. Ora questo è un impiantino, ma io preferirei questo. Questo c'ha, quello è così, un filtro e carbone, sempre per quella selettività che dicevo, c'è troppo scarto tra questo e questo, non c'è. Invece qui è fatto in maniera migliore, c'è un primo filtro, ma questa è una pompa che è un filtro e un filtro a carbone attivo. Questo è un depatterizzatore dei trapeletti, qui c'è quest'altro, c'è un filtro a 20 micro, quindi come se fosse sabbia. Sabbia un po' specializzata, queste sono cartucce di roba sintetica. C'è un filtro a 5 micro e poi c'è un filtro a carbone attivi e poi c'è il depetalizzatore. Questo è fatto meglio perché ha più selettività e sicuramente quello ha una spesa di manutenzione superiore, sicuramente un pochino cambia il filtro a carbone. Il carbone attivo come funziona? Il carbone attivo sono dei grani di carbone che vengono fatti cuocere in dei forni particolari, a temperatura particolare, che quindi viene attivato, si dice, perché si formano, si libera del gas, con la pirolisi del legno, si libera del gas e si formano queste micro, diciamo, insenature all'interno dei granuli che sono in grado di assorbire i materiali di queste dimensioni, fino a 0,05. Però non è una filtrazione, è un assorbimento, cioè è in grado di intrappolarla all'interno di questi, anche per legami di tipo elettrostatico, insomma, di tipo. Però si capisce che il carbone attivo è una schifezza, nel senso, quando è pieno, quando è, c'è di tutto dentro. Ecco perché quando c'è un carbone attivo c'è sempre la disinfezione a valle, o a monte, anche a volte a monte, nel piatto di potabilizzazione c'è anche a monte. Perché insomma sono cose che funzionano, ma insomma sono anche ricettacolo delle peggio schifezze. Da cosa vengono ottenute? Dal legno, dalla torba a destra e anche dalle noci di cocco o dal bambù addirittura. Cioè, si fanno, anzi, quelle noci di cocco ve le vendono con rinomanza, dice, sono migliori perché hanno questa. Come sono fatti quei filtri? Sia 5, 6, 10 micro carbone attivi sono dei filtri dove cambia solamente questa parte lì che può essere intrecciata di tipo un rocchetto di filo, insomma, e che quindi l'acqua entra in questo, diciamo, contenitore, attraversa il filtro, va in una parte interna che è tutta microfessurata e poi va via l'utenza, e questo si cambia, si sposta. Ma questi sono filtri, diciamo, per portate domestiche. Ora, poi vedrete nei progetti del 4D, ci sono dei filtri che sono 3 metri, 4 metri a sabbia, cioè per le potabilizzazioni sono enormi. Questi sono filtri da appartamento. Ecco, ricordarsi che è un codice CER, cioè questo qui, una volta che è usato, punto interrogativo, bisogna vedere comune per comune se è un assimilato all'urbano o meno. Essendo prodotto in ambito, diciamo, domestico, dovrebbe essere sempre considerato urbano,
però siccome anche i rifiuti urbani possono essere pericolosi, perché i rifiuti urbani, la classificazione dei rifiuti è urbano e speciale, speciale deriva dall'attività e urbano è quello che deriva dall'attività, diciamo, domestica, però tutte e due ci possono essere pericolosi e non pericolosi. Qui i rifiuti, questo, se è questo codice qui c'ha l'attrezzo, è pericoloso, se c'è questo codice qui non è pericoloso. Come si fa a sapere, dobbiamo fare l'analisi tre volte. Quindi vabbè, i filtri per ora non c'era diffusione enorme, per ora secondo me la gente l'ha buttata chiaramente nel cassonetto, non, però c'è questo problema, è una lampadina che metto. Secondo me bisognerebbe informarsi per essere corretti al comune, dire io ho questo filtro, dove lo devo buttare? All'isola ecologica o nel cassonetto? Mentre questo è come funziona il dematerializzatore, diciamo, di solito c'è un contenitore in acciaio inossidabile, c'ha una custodia di vetro trasparentissimo che è in quarzo, è resistente e trasparente, e dentro c'è l'acqua che non è a contatto col liquido, quindi il liquido è come passa, diciamo, nello spazio tra il contenitore e la custodia in quarzo. Poi ci sono dei sistemi, qui ci sono utilizzatori, io ne ho montati qualcuno, ci sono dei sistemi che hanno dello spazio lì per pulire, no? Diciamo, ci sono dello spazio esterno con dei magneti collegati per pulire, diciamo, la lampa, questo custodia si sporca, insomma. E poi c'è una sonda di solito che è montata, che rileva quanta radiazione arriva sulla sonda e quanta radiazione piglia l'acqua, quando, e mi dice quando devo cambiare l'acqua, perché devo dare quella dose esatta di radiazione, di irraggiamento. Quindi, diciamo, il debatterizzatore va a tempo di contatto, come la colorazione, il tubo è lungo, che tanto l'acqua passa e che prenda quella dose di radiazione. Questa è la radiazione che viene messa, è un ultravioletto che di solito è intorno ai 154 nanometri, quello è visibile, no, visibile, quindi è molto spostato verso il ultravioletto. E naturalmente è un tubo tipo un neon normale, che però questo è un rifiuto speciale e pericoloso, come neon normale, che questo mi ha portato all'isola Cologna, non si può partire come un rifiuto normale. Questo è per farvi capire, non succederà, però siccome abbiamo parlato di quel terreno che prevede l'addolcimento delle acque sopra 25 gradi,